Buongiorno a tutti dall'assolemonica.com. Come potete vedere da ciò che ho disposto adesso sul tavolino, oggi andremo a parlare di monetomagia. Ci stiamo attrezzando anche verso quest'arte particolare, questa branca della micromagia molto apprezzata, molto commerciale e molto classica ovviamente. Vi presenterò le ultime novità pezzo per pezzo e seguitemi fino all'ultimo in questo video, perché alla fine veramente vi proporrò un'offerta strabiliante per chi volesse appunto approcciarsi per la prima volta in questo magnifico mondo di monete e sparizioni, palmaggi e tutto quello che ne viene dietro. Dunque, partiamo innanzitutto da questo piccolo gioiellino, il Sucker Punch. Non è moneta magia vera e propria, perché verrà fatta con delle fish colorate ben fatte. Sono fish rosse e blu, ve ne sono numerose, ve ne sono alcune gimmick che sono veramente molto ben realizzato questo gioco. Vi sono delle routine spiegate, anche se in inglese, molto comprensibili, ottimo anche per approcciarsi, per iniziare a praticare appunto moneta magia. Sono delle fish colorate molto ben fatte, molto facilmente manipolabili. Le spiegazioni, come ho detto, sono molto chiare, e anche per chi volesse proprio iniziare ex novo, il Sucker Punch è un kit completo a sé stante. Detto questo, ovviamente troverete i link in descrizione e alcuni anche a fine video per andare ad acquistare tutto ciò che vedete e che vi mostro in questo momento. Partiamo, dicevo, con la moneta magia vera e propria, proprio monete di metallo. Un libro per imparare, il modo migliore sempre, stupire con le monete di Futagawa, un mago giapponese. È un corso base, proprio le routine, gli impalmaggi, le sparizioni che ogni buon mago deve sapere per forza fare con delle monete. È molto ben spiegato, molto ben illustrato, le routine sono ottime, che partono dalla base ma veramente arrivano al professionale. Dunque, un libro per imparare, monete per esercitarsi. La moneta più apprezzata dai maghi di tutto il mondo per questo genere di magia è il mezzo dollaro americano. Peso giusto, spessore giusto, bello da vedersi, molto pratico per ogni tipo di impalmaggio o sparizione. Molto apprezzato il mezzo dollaro, eccolo qua per voi. Per arricchire le routine con mezzo dollaro abbiamo preso anche il mezzo dollaro gigante, questa monetona che ovviamente riproduce tale quale il mezzo dollaro. Più che altro questa è veramente bella grossa, sostanziosa, pesante, facilmente impalmabile. La moneta serve per un bel finale, un finale coi fiocchi per la vostra routine con i mezzi dollari. Una bella apparizione, una trasformazione in moneta gigante fa sempre il suo effetto. Passiamo a questa moneta, una moneta particolare, le Grifter. Questa è la prima moneta proprio creata ad hoc per eseguire appunto routine di moneta magia. È perfetta per questo genere di giochi di prestigio. È anche molto bella, molto ben fatta, il grip della moneta è perfetto, il peso è perfetto, come ho detto anche molto bella a vedersi. Vi è anche un piccolo video dove vengono spiegate delle routine base in omaggio con le Grifter. Un servente per monete. Il servente per monete serve per produrre monete all'improvviso, normalmente viene agganciato a livello cinta, nascosto sotto la giacca, serve per prendere in mano rapidamente in maniera nascosta numerose monete, fino a 10 ne vengono contenute al suo interno, anche meno ovviamente, tappando il buco con una fazzolettina di carta arrotolato o del cotone. Una volta appeso basta spingere leggermente con la mano in questo punto per far basculare questa parte e farvi cadere in mano rapidamente delle monete. Un bel servente dunque per voi, ottimo per le produzioni. Infine il taccuino invisibile, anche questo per produzioni spettacolari, molto carino, semplice, dovete studiare un attimino come fare, ovviamente non è un gioco automatico, vi occorre un minimo di abilità, però le produzioni sono veramente spettacolari, molto ben fatte. Ora arriviamo alla proposta. Io avevo pensato a un kit che riguardasse tutto ciò, formato da il libro di Futagawa, stupire con le monete, dunque per imparare ottimo, come abbiamo detto, 1, 2, 3 e 4 mezzi dollari d'argento, il minimo per routine tipo il Matrix, cose di questo genere, il mezzo dollaro gigante per il vostro allenamento personale, un bel grifter,
un servente per monete e infine in omaggio il taccuino invisibile della nonna. Tutto questo avrebbe un valore totale di quasi 80 euro, tutto questo ben di Dio per soli 65 euro. Uno sconto memorabile. Vi ricordo che nel mio sito, quando superate i 60 euro di spesa, non dovete neanche pagare i 7 euro della spedizione. Il prezzo fatto e finito vi arriverà a casa così, un'offerta stratosferica. Mi raccomando, un bel mi piace a questo video sulla moneta magia. Iscrivetevi al mio canale YouTube per essere sempre informati, sempre aggiornati sulle ultime novità. Direi che questo è tutto. Vi saluto, vi ringrazio e, come al solito, alla prossima!